Fedeli seguaci amici carissimi, bentornati o benvenuti sul mio canale. In questo video risponderò alle vostre prime 6 domande sulla Xbox Serie S che mi avete fatto su questa nuova, piccola e performante console di casa Microsoft. In un video precedente infatti vi ho chiesto di scrivere nei commenti tutti i vostri quesiti, tutti i vostri dubbi, e voi l'avete fatto, perché la mia community qui su YouTube è ancora piccola, ma come la Serie S appunto è compatta e di qualità. Non sarò da solo questa sera, sarà con me Ari, è già qui con me Ari. Ciao Ari. Ciao ragazzi. Lei vi leggerà una per una appunto tutte le domande. Iniziamo dal numero 1 o iniziamo dal numero 6? Cosa facciamo? Dal numero 1 o dal numero 6? Dal numero 1. Numero 1, vai! Allora, The Wolf Lion chiede: l'hai provato con un gioco tosto per la console? Sì, allora, io l'ho provata con No Man's Sky, che è un gioco molto tosto perché è abbastanza pesante, e Destiny 2, che è tosto, pesante, ma ben ottimizzato. E in entrambi i casi sono rimasto molto soddisfatto. Destiny 2 gira a 60 fotogrammi al secondo con un ottimo livello di dettaglio, quindi una buona qualità grafica. Su No Man's Sky invece tu puoi scegliere tra la modalità qualità a discapito del frame rate o prestazioni, dove invece la qualità si riduce, la qualità visiva si riduce leggermente, ma gli FPS si alzano a 60 fotogrammi al secondo. Una goduria. Domanda numero 2. Allora, Simone chiede: gira a 60 FPS? Ecco, in pratica potevo incorporarla alla prima domanda, questa seconda. Specifichiamo meglio: se i giochi sono pensati e ottimizzati per queste nuove console, quindi X e S, sì. I giochi tenderanno tutti a girare a 60 fps, infatti Destiny e No Man's Sky sono già ottimizzati per la console. C'è proprio il simbolino, il marchio nel Game Pass che ti specifica appunto ciò. Gli altri giochi, quelli che girano in retrocompatibilità, se giravano bene prima, diciamo che adesso sulla serie S girano ancora meglio, quindi se giravano prima 60 fps nella loro versione Xbox One X o Xbox One, girano bene anche qui. Mi sono ripetuto, Ari? Cosa ho detto? Assolutamente. Insomma, fai tranquillo. Domanda numero 3. Siamo stanchi, abbiate pazienza. È molto tardi. Allora, Roberto chiede: vorrei affiancarla alla PlayStation 5 per sfruttare il Game Pass, non avendo un PC da gaming. La mia domanda è se effettivamente gli sviluppatori riusciranno a spingerla a 1440p 120 fps. Non lo so, caro Roberto, non chiedermi queste cose molto tecniche, che io anche se leggo le specifiche hardware non ci capisco quasi nulla. Diciamo che sono fiducioso. Ad oggi, con i pochi giochi ottimizzati che ci sono e per come girano appunto quelli vecchi, come ho detto prima, sono molto fiducioso, quindi secondo me riusciranno a farlo, anche perché non possono tradire così le loro promesse, no? Declamate al lancio, anzi prima del lancio, cioè potrebbero farle, ma penso che la lezione della precedente loro console sia stata abbastanza tosta, penso sia stata abbastanza tosta da evitare certi errori in questa generazione, durante questa generazione. Domanda numero 4. Massimo chiede: hai provato il DLC di Gears of War, quello che in teoria ti fa provare la vera next gen? No Massimo, ma siccome me l'hai ricordato appunto nel commento, lo farò solo per te. Domanda numero 5. Allora, Mr. Got 79 chiede: c'è poca memoria, ok, ma almeno 4-5 giochi si riescono a scaricare? Ti faccio vedere subito. Allora, questi sono i miei giochi e app attualmente scaricati sulla console. Vediamo, vedi tutto, toh.
8 giochi scaricati in console, ragazzi. Ma io pensavo di averlo tirato via Control, invece no. Oh, Alien Isolation, Control, Destiny 2, Dragon Quest 11, Gatto Robot, che è un indie molto carino, vero Ari? Ve lo consiglio. Lo amo. Gridfall, No Man's Sky e Star Wars Jedi Fallen Order. Come vedete, in basso a sinistra ho ancora 129 GB disponibili. Quindi sì, ho questi 8 giochi, diverse applicazioni e poi le mie scelte e tutti gli altri giochi in ordine alfabetico. Quindi sì, vedete, gestisci il gioco, tu puoi decidere se disinstallare tutto. Sì, 42 GB Control e 42 GB di pesantezza. Quindi opla, eccomi qua. Quindi sì, ci stanno e come 4-5 giochi. Vai, ultima domanda. John Bird 31 chiede: si può giocare online tra un Xbox Serie X e una Serie S? Certo, l'ecosistema Microsoft lo permette e oggi stesso, quando abbiamo girato per Galileo su No Man's Sky, Ari, abbiamo incontrato un utente che addirittura era su Xbox One normale, giusto? Ti ricordi? No, ma mi fido. Ma come? Quello che è entrato con noi, che ci ha ringraziato, che sì, giocava in creativa. Bravo, principalmente. Verissimo, sì, assolutamente. Quindi Xbox Series X ed S sono ovviamente compatibili, dialogano tra di loro, ma anche le vecchie generazioni, facendo parte appunto dello stesso sistema, le nuove console, ecosistema, riescono tranquillamente a anche loro a dialogare, a vedersi a vicenda. Fine. Sono state sei domande interessanti. Se volete farmene delle altre, potete farmele qui, perché non so se voglio ripreparare un altro video di richiesta, mi sembra un po' troppo ridondante. Ad ogni modo, o qui o altrove, raccoglierò altre domande e preparerò poi un altro video, un secondo video di risposta. Ringrazio Ari. Questo video uscirà il pomeriggio del 26 di Santo Stefano alle 2, quindi boh, ci vediamo. Salutari. Sì.